Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Di cosa parliamo oggi? Parliamo della paura, ovvero io ho come la sensazione che si debba quasi provare vergogna nel dirlo, che sia un po' come un tabù, quando invece secondo me è una cosa più che normale, anche perché fa parte dell'essere umano provare paura. Allora, che cosa intendo? Io per paura intendo quel qualcosa che ci blocca davanti a una determinata situazione, quindi ci impedisce di ragionare lucidamente, ci manda un po' nel panico. Questo può succedere, la paura è soggettiva e può essere data dalle esperienze che abbiamo vissuto, quindi ognuno può avere le proprie paure legate a quello che ha passato. Entrando un po' nello specifico, vi riporto un po' quello che è stato il mio esempio. Dunque, il più recente è stato quello di Ciclone, che è un cavallo che monto da diciamo un annetto, con la quale mi è successo questo. Nel concorso, allora, partiamo dall'inizio, nel concorso di Samorin c'era un campo in erba che era molto suggestivo. Perché c'erano molti salti da guardare con colori molto accesi. Quindi, per un cavallo che comunque non ha tutta l'esperienza su un campo del genere, sapevo che avrei potuto riscontrare alcune difficoltà. Quindi, cosa è successo? Il primo giorno, parto nella gara di 1,40 m e il cavallo si teneva un po' e ho fatto un errore. Siccome nei giorni seguenti non c'erano gare più basse da fare su quel campo, il secondo giorno mi sono detta proviamo, c'era la gara 1,50 m che era a tempo, ho detto proviamo che così il cavallo almeno prende un po' più di confidenza. Sapevo fosse stato un rischio, ma l'avevo messo un po' in preventivo questo. Cos'è successo? Che il cavallo è partito, che era insicuro e io mi sono trovata davanti a una situazione che mi era nuova e quindi non sapevo come reagire. Infatti mi ricordo benissimo che ho fatto i primi due salti, dopodiché c'era una girata stretta su un verticale con un fosso di un azzurro molto acceso e il cavallo non è che mi si ferma del tutto. Mi fa, avete presente quelle mezze fermate in cui c'è quel 2 secondi in cui si fermano e poi vanno di là, ovviamente facendo errore. Dopo quel salto lì ho fatto ancora 2 o 3 salti, però vedevo che non riuscivo a gestirlo e quindi mi sono ritirata. Lì per lì non ha dato molto peso all'episodio in sé, scusate, ma non sono molto in forma, tra l'altro. Comunque, lì per lì non ho dato molto peso all'episodio, ma perché ho ritenuto fosse comunque normale, cioè ci stava, la gara era una gara grossa, un campo difficile, ho esagerato un po', quindi ci poteva stare. E la cosa si è chiusa lì, poi il cavallo ha continuato a saltare bene. Secondo episodio, ero a Cagnes-sur-Mer, in Francia, dove c'era un campo in sabbia un po' particolare, che c'era il laghetto in mezzo, e anche lì mi si è presentata la stessa identica situazione. A quel punto lì, cos'è successo? Ciclone è un cavallo molto qualitativo, però è furbo e ha davvero un carattere molto forte. E diciamo che essendo stato il secondo episodio, già aveva un po' intuito il meccanismo, che se lui si comportava in un certo modo e non mi sentiva me sicura al 100%, aveva trovato un po' il modo di fregarmi. Ma questo era dato esclusivamente anche dal modo in cui avevo reagito io in quella situazione, perché ero rimasta troppo passiva. Dopodiché mi risuccede una terza volta, questa volta eravamo a Bologna, Algese, in cui fai i primi 2 giorni bene, mentre il terzo giorno nel Gran Premio ho avuto la stessa identica situazione in cui il cavallo si teneva, mi fa una fermata, poi non riesco più a gestirlo e a quel punto lì non c'è stato niente da fare. Sono situazioni che capitano. L'importante cos'è? È andare a fondo del motivo per la quale è successo questo, nel senso, e da lì lavorarci sopra. Io quindi cosa ho fatto? Innanzitutto bisogna accettare di avere un problema, perché se non lo accettiamo non riusciamo a lavorarci sopra di conseguenza. Ok, perfetto, una volta accettato si inizia a lavorarci e io mi sono detta, ok, fino a un tot di altezza io riesco a essere
padrona della situazione e sicura di me stessa in modo da non avere esitazioni. Se vedo che comunque salgo leggermente di altezza, non mi sento più così sicura e quindi iniziano ad arrivare i problemi. Allora, secondo me l'importante da fare è costruirsi delle basi per la quale poi quella paura si può affrontare e così lasciarsi alle spalle, che alla fine tutto sta nell'avere sicurezza in se stessi ed essere in grado, quindi avere la consapevolezza di poter gestire quella situazione lì. Quindi così ho fatto, c'è stato un internazionale settimana scorsa alla quale ho partecipato con lui all'EQF, in cui il cavallo era un po' teso, quindi i primi 2 giorni l'ho lasciato nella gara più piccola. Io così ero sicura e il cavallo, anche se aveva delle esitazioni, comunque non ha avuto, diciamo, dubbi o incertezze. Tant'è che poi domenica l'ho messo nel Gran Premio e il cavallo ha fatto un errore. E questo è stato, diciamo, una bella prova per me perché ho capito che veramente dipendeva da come mi ponevo io, da come reagivo io davanti alle situazioni. Perché domenica io sono entrata convinta, sicura di me stessa, sicura che il cavallo dovesse andare e comunque sono riuscita a gestire bene la situazione. Quindi capite bene che dipende tutto dalla vostra mentalità e questa è stata ovviamente una cosa con la quale ho lavorato con Elena per riuscire ad arrivare a questo risultato. Dovete costruirvi la vostra sicurezza laddove non ci fosse. Tante volte la soluzione può essere scomporre la paura, no? Riuscire a costruirsi la certezza di poter affrontare quella determinata situazione lì, magari in situazioni che a noi sembrano più facili, e per poi così costruire e andare a risolvere il problema. Tutto questo, secondo me, perché nasce comunque dal presupposto che siamo noi, in quanto cavalieri o amazzoni, che ci dobbiamo adattare ai singoli cavalli che montiamo, perché è ovvio che con un cavallo come Selia o Celtic questi problemi non ne ho, perché comunque sono cavalli che quando entrano in campo gara entrano per fare bene e ti danno veramente il cuore. Però dobbiamo anche imparare a gestire diversi cavalli che hanno diverse reazioni. E detto questo, il video si conclude qua. E spero che vi sia ritornato in qualche modo utile. Se volete raccontarmi qui nei commenti le vostre esperienze, sono ben felice di leggervi come sempre e di parlarne insieme a voi. E niente, tra l'altro questa settimana porterò Ciclone che gareggerà nel campo in erba e ce la metteremo tutta. Un bacione e saluti a tutti!